Ragazzi, oggi io e il mio amico Gigi abbiamo deciso di fare un piccolo tutorial su come rimuovere un volante BMW E60 del 2005. E niente, avremo bisogno di un cacciavite intanto per tirar fuori l'airbag. Dunque, lo mettiamo col taglio in su, importante perché c'è l'incastro. Ok, abbiamo il forlino qua dietro che adesso Gigi ve lo andrà a mostrare. Eccolo Eccolo, qui. se sarebbe quello lì. Ecco, andiamo a inserire il cacciavite. Ok, e una volta dentro il cacciavite premiamo con abbastanza forza. Ecco qua, Eccolo. un altro po' Eccolo. e ci troviamo in mano l'airbag che Ragazzi. sarebbe fatto in questo modo qua. Stiamo attenti perché i cavi sono abbastanza corti che non andiamo a danneggiare qualche connettore o strappiamo qualche cavo. La vite del volante e la 15 che andiamo a posizionare in questo modo qua. Facciamo un po' di forza. Ecco qua. Facilissimo. Eccolo. Ed ecco qua il volante, ragazzi. Ok, possiamo metterlo da parte, che quello che ci interessa a noi è il sensore di angolo di sterzata, che nel nostro caso risulta difettoso, ma adesso andiamo a vedere se è veramente difettoso o è solo il nostro. Ok, il volante l'abbiamo messo da parte, adesso bisogna togliere questa plastica qua, che si toglie semplicemente facendo un po' di forza. Niente di che, ha dei gancetti, è semplicissimo. Ed ecco qua il nostro sensore, che adesso andremo forse a smontarlo per vedere. Per smontare il sensore ci serve una chiave a Torx T20. Ok, abbiamo tre viti. Per tirar via il sensore abbiamo due gancetti qua, li vediamo. Adesso il nostro amico zoomerà un po'. Uno. Ok, uno e due, che sarebbero questi. Prendiamo un cacciavite piccolo, piccolo. Andiamo dentro piano piano facendo leva sul pezzo del sensore. Eccolo qua, uno. E questo è due. Ecco qua il nostro sensore. Facilissimo. Eccolo qua. È tutto. Yeah. E basta. E basta.